Ben ritrovati su You Capital 24, siamo in diretta, sono le 12.30, si sta quindi per concludere la prima parte di giornata per quanto riguarda le contrattazioni dei mercati azionari europei, mentre dovremo attendere ancora qualche ora prima dell'inizio della giornata americana che, come sappiamo, inizia alle 15.30 con l'opening bell ufficiale di Wall Street. Rimaniamo quindi ancora per qualche ora solamente in Europa, andando a vedere insieme come stanno performando le principali piazze del vecchio continente. Partiamo dal nostro indice italiano, dal FTSE MIB, che è in rialzo dello 0,38%, 11.998, è in rialzo dello 0,70%, 34.647 punti, mentre a 11.997 punti abbiamo l'Ibex spagnolo, che è in rialzo dello 0,37%. Tra l'altro, per quanto riguarda la piazza di Madrid, è stata una delle migliori questa settimana. I dati macroeconomici spagnoli hanno mostrato una situazione economica del paese meglio delle aspettative. Quest'oggi però non è la piazza migliore, infatti al momento lo scettro ce l'ha la Germania con un rialzo dello 0,77%, nonostante i dati macroeconomici, insomma, penalizzanti per il paese questa settimana. Il punteggio è di 19.385 punti. Passiamo a Parigi, 0,38% il rialzo, 7.770 punti. Londra più 0,42% a 8.319 punti. E concludiamo con l'Eurostock, che ha un andamento positivo come tutto il resto dell'Europa, la risalita dello 0,43% a 5.043 punti. Questa è la situazione in Europa, quindi una giornata ancora positiva. Andiamo adesso a vedere i prezzi del petrolio, perché abbiamo avuto una settimana invece che ha visto una forte discesa del prezzo del greggio per tre giorni consecutivi. Questo quarto giorno invece al momento sta registrando una crescita, 0,73% per il WTI americano, che sta prezzando 68,87 dollari al barile, e mentre il Brent inglese, il nostro benchmark per il petrolio dell'Europa, ha una risalita dello 0,77%, quindi speculare. Il prezzo però rimane più alto, come di consueto siamo sopra i 70 dollari e in questo momento sono 71,24. Passiamo all'oro, che invece sta registrando un lieve calo di prezzo, quindi sta registrando delle vendite, ma il prezzo rimane comunque ancora vicinissimo ai massimi storici toccati nuovamente questa settimana. Siamo a 2.663 dollari l'oncia. Concludiamo con l'obbligazionario, spread BTP Bund a 130 punti, quindi ancora in discesa rispetto ai prezzi della vigilia, e il decennale italiano invece ha un rendimento al 3,45%, anche in questo caso con un rendimento rispetto al valore della vigilia in leggera discesa. Per ora è tutto, noi ci fermiamo per qualche istante e ci rivediamo poi in diretta per l'apertura di Wall Street alle 15.30.